Madonna mia. Bella morbida. Bello. Bella dura. O dolce di zatarese. Spesso dopo una fettina a mattina a miei nipoti. Vicino al latte a mattina. Una bella colazione. Una bella colazione. Con plunchetti e zatarese. Favorito, capo consolato. Zia Teresa, yogurt? Sì, io ho già fatto una doccia. Un doccia allo yogurt, scommetto? Sì, sì. Ho yogurt, però l'ho presa banana. Ah, yogurt banana. Sì. E che tipo di dolce facciamo? Rotondo, ciambellone? No, ciambellone. No, e quale facciamo? No, ciambellone, quella... Quello lungo? Poi siamo... Ah, oblunghetto, ho capito. Così, ma il mattino, il nipote mio, quando si alzano... Mm. Allora, ho yogurt, tre uova. Di yogurt, tre uova. Domani mattina il nipote mio ci lunga una fettina con il caffè, il latte, e non si mangiano i bondi. Non si mangiano i bondi e fanno una bella colazione, vero? Eh sì, e sai che si mangia? Eh sì, perché l'ha fatta zia Teresa, quindi meglio le mozzine. Allora, tre uova, yogurt, mezzo bicchiere di olio. Ok, olio di semi, mezzo bicchiere. Semi di semi, sì. E giriamo. E giriamo. Non arriva un bicchiere di zucchero. Ok, ok. Questo bicchiere lungo però, diciamo. Sì. Poi diciamo si regolano loro in base a quanto zucchero sì, gli no, piace. Sì, non è tutto quanto. Sì, gli piace molto dolce, gli piace molto... Perché lo yogurt di banana è un po' dolce, capito? Cioè non metto tutto quanto. Sì, magari non troppo, forse è meglio. Si fa proprio una crema, insomma. Sì, ecco qua. Ma mano a mano ci mengo la farina. 350 grammi di farina. Ok. È una cosa che si fa presto presto. Eh sì, perché alla fine sono tutti ingredienti abbastanza semplici, ci abbiamo tutti in casa, voglio dire farina, uova, zucchero. Ecco qua, lo facciamo piano piano. Ah, proprio una crema pasticcera sta venendo, Zetri, bella. Piano piano, guarda, vedi? Zetri, una bustina di vanillina. Sì, piccolina, vedi? Ok, va bene, Angeli. Una sola. Sì, e poi mettiamo un lievito, un bettolino. Ah, e poi mettiamo il lievito per dolci. Sì, e poi dopo mettiamo due fondi. Ecco qua. Veramente veloce da fare, questo dolce? Sì, a me sembra essere. È proprio una sciocchezza. Capo, sei sicuro che la mattina quello che ce l'hai ai bambini? Eh sì, sai quello che lo mangi. A poi che noi mangiamo una zuppa la con pane tosta. Beh, vedete, c'è un tipo... Però era bellissimo. Ci spugniamo chi stamattina? Eh sì, ecco qua. Do latte. Allora, è proprio una crema, guarda. Bellissimo. Zetri, adesso che mettiamo qua? Tutta la crema in, questo, in questa forma, diciamo, del plum cake. Io faccio una cosa per 40 minuti. Qua sotto nella forma ci abbiamo messo burro e farina. E farina, burro fa attaccare. Eh sì, dobbiamo farlo attaccare. Eh? Poi ci mettiamo tutto il composto nel vuoto. Bellissimo, vai, che crema. Vedi? Madonna mia. E poi è bella gialla, proprio si vede che è fatta yogurt a banana. A banana, si vede che è banana. Eh sì, eh la sì. La banana è gialla. Vedete, forno preriscaldato. Allora, già riscaldato il forno a 180, sotto e coppa. Sotto e sopra, per quanto tempo? 40 minuti. 40 minuti. 40 minuti. A 180. Un tempo facciamo una chiacchiera terra su. Eh sì, una tazza caffè, una chiacchiera. E si fa, e si fa. Vedete, è pronto il plum cake. Sì, troppo pronto. Eccolo qua. Ecco qua. Ecco qua. Ci mettiamo un po' di zucchero a coppa. Come zucchero a bere, ce l'ho sempre. Ce l'ho sempre. Eccolo qua. Mamma mia, Rocarma. E come cuoce? Mamma mia. Madonna mia. Bella, morbida. Bello. Bella dura. Ma come soffice, zia Teresa. Ehi. Bellissimo. Ecco qua. O dolce di zia Teresa. Favorito. Che mi consolo, che dopo una fettina a mattina a miei nipoti, vicino al latte a mattina. Una bella colazione. Una bella colazione. Con plunchetti e zia Teresa. Favorito, capo consolato.